Questo programma è offerto da ENAIP Friuli Venezia Giulia. A Pasian di Prato in Friuli Venezia Giulia si ospita quest'oggi un grandissimo evento internazionale fatto di formazione, aperto all'Europa. Siamo con la presidente di ENAIP FVG. Per voi cosa significa ospitare questo evento? Per noi è un'occasione importantissima, perché riteniamo che veramente attraverso queste occasioni non solo i nostri ragazzi possano incontrare altri ragazzi, non solo possano acquisire competenze nuove, mettere a confronto le loro abilità, le loro anche possibilità future, ma credo che veramente sia un'occasione unica per rinsaldare rapporti, per costruire fratellanza, per costruire conoscenza e per rinsaldare proprio quegli elementi che hanno reso possibile anche in queste nostre terre così difficile un periodo così lungo di pace. Credo che i ragazzi abbiano un grande compito per il futuro, che sia proprio quello di mantenere e consolidare la pace, la giustizia e veramente dei rapporti nuovi all'interno di questa nostra Europa. Ha ricordato anche nel suo intervento il fattore comunità, il fattore territorio di ENAIP, dal mare alla montagna, vicini ai propri cittadini e ai propri ragazzi. Sì, noi crediamo che sia fondamentale che le esperienze formative stiano dentro le comunità, perché è proprio dalle comunità che prendono linfa per poi non solo fornire prestazioni e servizi, ma proprio per dare risposta a dei bisogni che sono anche sogni, sogni di speranza e di futuro, perché ovviamente il lavoro non è solo lavoro, ma è proprio un modo attraverso il quale l'uomo e le donne ovviamente si realizzano nella loro vita e creano anche attraverso il lavoro uno spirito di comunità che deve essere pur sempre aperto al mondo e al mondo sempre più ampio, poi in un mondo globalizzato, ma siano anche capaci proprio di creare nelle comunità legami più saldi e più stabili e anche più accoglienti nel dialogo ovviamente. Christophe De Veyac è il coordinatore di Braies a Pasian di Prato, da tutta Europa. Questi ragazzi oggi che cosa verranno a fare? Sì, buongiorno. Questi ragazzi andranno dal Slovenia, Austriaca, Italia, Bosnia e Croazia. È una cosa molto importante per lavorare insieme. Questo ha anche il nome BRIES, so Bridging Industry and Educational System. Questa è una cosa molto importante anche per i ragazzi, per fare queste cose insieme. Ragazzi e imprese assieme per imparare il mestiere del futuro. Sì, sì, sono ragazzi per il legno, per car servicing, per meccatronica. Tanti settori sono i settori anche un po' del futuro per l'Europa. Sì, sì, c'è veramente importante per questi ragazzi, per lavorano insieme in collaborazione, e questo è cosa molto importante anche per il BRIES. Lucio Riva è assessore comunale alle associazioni di Pasian di Prato. Per voi è sempre un orgoglio ospitare questa fucina di talenti del futuro? Noi siamo super orgogliosi di avere nel nostro territorio l'ENAIP, che organizza tutte queste manifestazioni a carattere internazionale, non locale come qualcuno dice, la solita riunione di famiglia, ma a livello internazionale. Oggi abbiamo visto, sono partecipanti di diverse nazioni, l'Austria, la Croazia, la Slovenia, la Bosnia e Erzegovina, e questo vuol dire che anche qui c'è Europa. E questo è il segnale, è un segnale che io ho dato ai ragazzi in aula, è questo, di parlarsi, perché solo col parlarsi si può integrarsi e far viaggiare le proprie idee. Stando chiusi nei propri stati stiamo facendo solo isolazionismo. Cerchiamo di aprirci, di parlare con tutti, perché vogliamo far diventare questa nostra Europa unita e che vada avanti in questo momento anche di difficoltà verso altre persone, che sia la possibilità che un giorno ci sia veramente questa benedetta Europa unita.
Vojko Volkel, console generale di Slovenia a Trieste, nella sua presentazione ha ricordato le sue origini e questa comunità che anche all'interno della sua famiglia ha vissuto da sempre in Europa, dalla Slovenia all'Italia, alla Carinzia. E dopo 100 anni delle frontiere che si muovevano sempre, ora viviamo in pace e viviamo anche in una gran bella realtà di sviluppo economico, dove ci manca un po' di modernizzazione della scuola. Per questo ho detto qui ai ragazzi molto volentieri che vorrei una scuola per la vita, non vita per la scuola. A questi ragazzi potranno, attraverso anche questi incontri, affinare le proprie tecniche e anche condividere buone esperienze. Ma soprattutto mi meraviglio di questa struttura qua, che è bellissima, è funzionalissima, è così che si deve fare. È così che si deve fare, che si deve imparare sloveni dagli italiani, croati da tutti noi, anche in Bosnia ci sono realtà molto interessanti. E bisogna sapere che poi le frontiere sono un'opportunità, non sono più un ostacolo. Fausto Cella della Schneider, a questi ragazzi oggi che testeranno, insomma, le loro abilità, che cosa spiegherete? Allora, spiegheremo un funzionamento dei nostri inverter e poi un modo di programmarli un po' innovativo tramite tablet o tramite smartphone. Poi mostreremo i nostri nuovi pulsanti wireless, funzionamento senza batteria, poi una panoramica sui nostri PLC e sui nostri prodotti elettronici, i nostri touchscreen. Quindi favorite l'innovazione anche spiegando agli stessi tecnici del futuro? Sì, sì. L'innovazione è fondamentale di questi tempi. Schneider la cavalca da anni ormai proponendo prodotti sempre all'avanguardia, che hanno addirittura un sacco di brevetti al loro interno, perché sono componenti o prodotti veramente innovativi. E dunque proporli ai ragazzi pensiamo sia la cosa migliore, insomma. Luca Tosolini, tutor di Braies qui a Pasean di Prato. Il ponte che abbiamo davanti è il sinonimo perfetto di quanto sta avvenendo qui in questi laboratori. Questi ragazzi stanno costruendo il loro futuro, stanno gettando le basi di ponti per l'occupazione futura. Sì, diciamo che qui l'idea è quella della collaborazione transfrontaliera, ossia ci sono diverse nazioni in gioco che si trovano a collaborare in settori tecnici che nelle varie nazioni sono sviluppati in maniera diversa, e quindi quella che sembra una competizione in realtà premia quelli più capaci a collaborare, perché come vi dicevo, non so, saldatura, smeriglio e questo tipo di attività del ferro hanno una base comune, ma poi vengono declinate in maniera diversa di stato in stato. Più i team, più i gruppi saranno capaci di collaborare e mettere insieme le loro diverse provenienze, più il risultato finale sarà buono. Quindi questa è un po' una metafora di quello che è il futuro dell'Europa, no? Più si sarà capaci di collaborare e migliore il risultato uscirà. Anche un buon punto d'osservazione sulle competenze delle varie singole nazioni su questi settori che sono un po' l'economia del futuro. Sì, non vi nascondo che è stato un po' difficile organizzare la cosa, perché quelli che noi riteniamo settori assodati qua in Italia, quando si confrontano con altre nazioni scopriamo che così non è. Ad esempio, in questo reparto qui dove siamo adesso, per noi è lamieristica, che è una branca della carrozzeria, per loro si chiama machinery ed è tutta un'altra cosa, e quindi diciamo che la suddivisione delle competenze non è proprio uguale in tutti gli stati. Anche questo messo insieme dall'idea della multiculturalità e della collaborazione come una risorsa piuttosto che come un impoverimento. Gli ragazzi che arrivano dagli altri stati rispetto ai nostri hanno più facilità a trovare un posto di lavoro. Che opinioni avete raccolto, state raccogliendo? Allora, a dire la verità, ancora non stiamo raccogliendo opinioni perché siamo nella fase iniziale, quindi non so darvi una risposta. Certo è che dipende molto dai settori. Ci sono settori che qua da noi vanno di più, settori che vanno di più all'estero.
Questo programma è stato offerto da ENAIP Friuli Venezia Giulia.